Buon pomeriggio a tutti da Emanuele Micheli di Scuola di Robotica, insieme a me, ciao Mirella di Rotary per la Ciao. Sostenibilità e fra poco presenteremo anche la nostra ospite di oggi. Io rubo come sempre i primi minuti della conferenza di questo corso Educare la Sostenibilità proposto da Rotary per la Sostenibilità e Scuola di Robotica, dandovi alcune informazioni a voi partecipanti come interagire con noi. In GoToWebinar avete un pannello di controllo, qualsiasi device o sistema operativo abbiate, potete interagire con noi attraverso le domande. E alla parte, diciamo, di domande tecniche sul funzionamento della piattaforma, su magari se non si sente qualcosa, cose simili, se avete bisogno d'aiuto, vi risponde Federico, che saluto. Ciao Ciao Fede. Emanuele, buona serata a tutti. Che quindi in background è al vostro servizio nel caso di problemi tecnici che sappiamo capitare e quindi speriamo che, come sempre, Federico vi aiuti a risolverli. E poi invece alle domande di interazione le leggerò io per poi riportarle a Claudia e Mirella per aiutare ad approfondire alcuni aspetti che possono essere di maggiore interesse per il nostro pubblico, che sta crescendo. Sappiamo che a tutto il percorso si sono iscritti più di 300 docenti, quindi siamo molto contenti di questo successo e direi che vi ho dato i feedback. Quindi, cosa succede adesso? Do la parola a Mirella per la presentazione della nostra relatrice di oggi. Grazie Emanuele, buonasera a tutti. Ecco, stasera parliamo di Big Data e didattica innovativa con Claudia Trisoglio Parodi. È una docente di lettere in un liceo di Genova e io uso l'espressione col pallino dei Big Data. Io non dico altro, ma do direttamente la parola perché mi sembra corretto non anticipare niente. Benvenuta Claudia, a te la parola. Grazie Mirella, buona serata a tutti. Io chiedo subito a Federico un attimo l'aiuto per la condivisione delle slide, così almeno Tra poco Federico ti renderà posso relatrice o gestisce lui, non so come siete Ah, organizzati. eccolo, ok, perfetto. Quindi ditemi se vedete, così facciamo la verifica immediatamente. Del discorso si Vediamo. vede? Perfetto, Vediamo benissimo. assolutamente. Allora possiamo cominciare. Incominciamo giusto facendo una riflessione, direi estremamente importante, sulle novità della didattica, su cosa si intende per didattica innovativa e a maggior ragione su questa connessione con i big data. Che cosa si chiede oggi alla scuola? Che cosa si chiede a noi docenti prima di tutto? Di essere ben consapevoli della realtà in cui ci troviamo. Bella? Brutta? Peggiore? Migliore di prima? Di quanto sarà dopo? Non lo sappiamo. Ma sappiamo comunque che rispetto a quello che facevamo un tempo, e questa pandemia purtroppo ce lo sta insegnando sulla pelle, è comunque una situazione diversa, un ambiente didattico diverso. E un confronto con i nostri alunni, con i nostri discepoli, ben diverso. Per fare questo, però, noi dobbiamo conoscere bene l'ambiente digitale in cui si muovono. E quindi, parlando con i colleghi, la prima cosa che penso di suggerire, prima di arrivare proprio al nocciolo di Big Data, è questa riflessione più a carattere generale che vediamo velocemente insieme, appunto prima di andare al nocciolo della questione. E vi propongo nelle slide alcune frasi che sono un po' simboliche di questo discorso, che sono appunto innanzitutto, ad esempio, questa di Michele Serra dagli sdraiati, di cui la frase che interessa a noi docenti è l'ultima. Tutto rimane acceso, niente spento, tutto aperto, niente chiuso, tutto iniziato, niente concluso. Cioè, questa è la situazione in cui spesso vivono il contesto dei nostri studenti. Quindi saremo noi insegnanti ad avere prima di tutto fermo e chiaro in mente l'idea che dobbiamo portarli alla conclusione
di un qualche cosa. Cioè, dobbiamo portarli assolutamente a definire il percorso di apprendimento, i contenuti, le conoscenze, le competenze che stanno mettendo in essere ed evitare un primo effetto dei big data in cui sono avvolti, della rete e della realtà estremamente fluida, come diceva, e liquida, come diceva Bauman, in cui sono immersi, di non concludere nulla. Quindi questo è il primo punto, ma dobbiamo averlo ben chiaro in testa noi, ovvero superare quello che è lo schema della programmazione o del programma e andare per obiettivi di apprendimento. E quegli obiettivi non devono essere mai abbassati, ma ben fermi in assoluto nella nostra mente. Così come molto spesso, no, noi ci troviamo a tutti gli effetti ad avere praticamente degli studenti che sono madrelingua del linguaggio digitale, cioè loro conoscono bene praticamente quello che è il linguaggio digitale, sono nativi digitali, mentre noi siamo degli immigrati digitali, cioè siamo arrivati in seconda battuta. E spesso ci sentiamo inadeguati rispetto a tutto questo. Benissimo, non è un problema, andiamo a sfruttare, andiamo a interagire con loro alla pari. Anche se sicuramente spesso, da questo punto di vista, ci può sembrare quasi, no, in qualche modo un nostro scendere dal piedistallo. Ora, la figura del docente oggi deve, in un certo senso, avere, diciamo, questa necessità, cioè quella in assoluto, appunto, di continuare praticamente ad andare alla, diciamo, comunque visione completa praticamente della realtà che ci circonda e in assoluto arrivare anche comunque a definire ancora meglio praticamente questo rapporto con i nostri studenti che sicuramente va modificandosi. Adesso scusatemi un secondo che sul discorso del mostra schermo. Allora dovrei riuscire a togliere l'immagine. Voi continuate a vedere lo schermo completo? Noi vediamo lo Vediamo schermo che sfondo blu con ok, perfetto, il benissimo. nome Oh, giallo. scusate, perché era la mia divisione invece leggermente sfalsata. Allora, dopo questa praticamente indicazione che noi abbiamo, possiamo anche tenere conto di un altro pericolo della rete, cioè che è proprio l'overload di informazioni e di conseguenza questi big data di cui andiamo a parlare adesso. Un altro dei pericoli della rete e degli elementi di cui noi docenti dobbiamo tener conto è questo, cioè il fatto che il futuro sia qui e ce ne rendiamo conto, ma non uniformemente distribuito, cioè quel gap di connessioni, di device, di rete, di potenzialità di collegamento e di fruizione della rete che spesso i nostri alunni da praticamente dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado si trovano ad avere. I big data non sono una statistica, non sono un insieme semplicemente di numeri, sono proprio potremmo dire la visione complessiva del mondo digitale, della rete, della realtà immateriale che viaggia praticamente in rete. Ma è una realtà, non è virtuale. A me piace riprendere questa, diciamo, espressione usata da Stefano Quintarelli, che dal punto di vista dello studio dell'informatica è sicuramente uno dei capisaldi in Italia da questo punto di vista, il quale giustamente dice che ormai noi non possiamo parlare più di mondo virtuale, perché l'aggettivo virtuale ci porta fuori strada, ci fa pensare a qualcosa che non esista. No, noi dobbiamo parlare di una realtà immateriale, cioè non tangibile, non fisica, e di una realtà materiale. In parole povere, facendo un esempio molto semplice, un libro in versione digitale non è diverso dal libro di testo, soltanto che il supporto non è quello cartaceo. È quello visivo, è quello digitale, è quello del mio device, ma non significa che sia più
che non esista rispetto al contesto normale, e di questo ne devo tener conto. Le caratteristiche del mondo digitale quali sono? Sono quelle che vanno a crearmi il mondo dei big data, l'interattività costante tra una situazione e l'altra, tra un ambiente e l'altro. Pensiamo giusto anche alla situazione, no, di un webinar come questo. Ma al contempo, quello che può essere bellezza e pericolo contemporaneamente, la variabilità, cioè l'importanza di cogliere la fonte, di cogliere con precisione l'origine del dato e sapere che quel dato anche in modo esponenziale nell'arco di brevissimo tempo può modificarsi con un ritmo, con un timing decisamente molto più rapido di un tempo. E questo può essere da una parte un pregio e un difetto. Mi ci devo confrontare io come docente. Io docente che magari sono provengo da un sistema, da un modo di impostare il mio studio dove tutto quanto era statico. Ecco, i big data ci insegnano prima di tutto questo, la realtà immateriale ci dice questo. Il mio sapere non è più statico, non è più solo quel contenuto e quella conoscenza, ma è fatto di tutta una serie di cose. Nel contempo, il medium, vale a dire il canale comunicativo che vado ad operare per comunicare con i miei ragazzi, come in questo momento con la DAD, con la didattica a distanza, ha una sua autonomia, nel senso che ha le sue regole autonome. E non posso e non devo, e sarebbe assurdo, anche se è una disquisizione che oggi vediamo estremamente diffusa, pensare che la mia DAD che passa attraverso il canale della rete segua le stesse modalità della lezione sincrona, della lezione frontale, della presenza in classe. Non stiamo adesso ad aprire ovviamente il dibattito tra quella che è meglio e quella che è peggio. È diversa la situazione, è diverso il canale di apprendimento, ma l'obiettivo di apprendimento, di miglioramento dei miei ragazzi e dei miei studenti deve essere il medesimo. Sono io docente che traccio la strada, che so che tra un'autostrada ed un sentiero per portarli alla conoscenza, sono io che devo scegliere per ciascuno di loro quello che è meglio. Io avrò degli alunni che attraverso il medium digitale vanno meglio da un punto di vista di apprendimento e di risultati e altri peggio, sta a me recuperarmeli e viceversa, come del resto avviene in una lezione frontale. Altra cosa estremamente interessante, il fatto che ci siano più canali sensoriali attivati, l'udito, l'immagine, quindi non semplicemente il carta e penna anche a livello di memorizzazione. E quindi questo non deve essere un elemento distraente, ma deve essere invece un elemento di interazione, di capacità appunto di potere in un qualche modo, in un certo senso, sfruttare questi diversi canali sensoriali. Proprio perché una generazione touch, qui vado un attimino più veloce, abituata alla manipolazione diretta, abituata quindi a toccare la conoscenza, a vedere rapidamente sull'iPhone, sull'iPad, quello che è, i contenuti che servono, bene, questa manualità dei nativi digitali, sfruttiamola, mettiamolo in atto in qualche modo. Il learning by doing è quello che è il punto chiave della situazione, e sicuramente nel learning by doing saranno poi proprio i big data a darci praticamente un input sostanziale. Salto un attimino questo, poi ci ritorno magari dopo, anche nel corso delle domande, e visto che li abbiamo accennati, arriviamo praticamente proprio a tenere conto di quelli che sono i big data in particolare. Nascono in un certo senso, cioè il loro utilizzo, il loro ambito di sviluppo è quello dell'azienda. E in azienda appunto costituiscono un valore economico sostanziale, in assoluto fondamentale.
E dal 2010 circa, che è il momento in cui si va definendo il metodo di gestione in azienda, prima di tutto dei big data, dal 2010 a oggi si è proprio definito appunto il metodo attraverso il quale i dati devono essere in qualche modo analizzati. Si è partiti intorno al 2013, che tenuto conto della velocità della rete sembra praticamente preistoria, a definire le prime tre V, volume, velocità e varietà, quindi le prime tre che vedete nel quadro, e conseguentemente si è stabilizzata intorno al 2015-2016 in un modo un pochino più definito l'aggiunta di altre due V che sono altrettanto importanti. Volume, velocità e varietà sono i primi tre elementi che devono interagire tra di loro, adesso lo vediamo. La veracity è l'attendibilità di tutto il tipo di percorso di ricerca che io devo fare lavorando sui big data. Claudia, Il scusami se ti valore, interrompo. dimmi. Scusami se ti... mi è venuto il dubbio. Sei andata avanti con le slide? Sì. Perdonami se ti interrompo. Ok, noi invece, infatti, non ho fatto subito questo intervento, ma no, noi continuiamo a vedere una slide vecchia, perché se le slide le V non le vediamo. Quella quadrante. Una slide vecchia, allora. La dell'idrante, sì, perdonami, però ho avuto quei minuti che cercavo di capire se intervenire o no, quindi. No, 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 giustissimo. Non la vedete quella delle 5V? No, l'ho No. vista prima perché ho visto PowerPoint prima, ma. No, no, giustamente, per carità, non è assolutamente un problema, non so come mai. Allora. E prova a togliere la condivisione, quindi o chiedo a Federico di togliertela e ridartela in maniera tale che magari. Adesso l'ho messa in pausa, arresta visione schermo, faccio. Ok. Scusate il momento di imbranataggine proprio. Di quelle. Figuriamoci, riusciamo a risolvere Allora, sempre tutto. aspetta, ci vado un attimo, la vado a prendere direttamente. Forse sono andata troppo veloce, per cui il caricamento è rimasto. No, secondo me quando hai avuto quel problema, che hai avuto un dubbio a un Adesso mi certo sei invece punto, ecco, sì. ora vediamo le 5 Ah, ok, benissimo, perfetto. Allora. V. Al limite puoi lasciare Riprendo un così. attimo, ok, comunque riprendo un secondo il discorso, quindi le prime tre, quelle che dicevamo, la veracity è quella che è stata aggiunta come attendibilità e l'ultimo praticamente il valore. In un certo senso noi dobbiamo andarle praticamente ad utilizzare sia nel contesto didattico per gli studenti, quindi io docente, quando imposto la mia programmazione verso i ragazzi, sia nel far lavorare praticamente i ragazzi. Perché? Perché il volume sono quello che è abbastanza banale e intuibile da comprendere, cioè sono i dati. La varietà però qual è invece? Questo è l'elemento cardine. È quel discorso di sapere dinamico che dicevo prima, quindi i dati che vanno praticamente a incrociarsi tra di loro e quindi il fatto, ad esempio, di uno studio da suggerire ai ragazzi che vada per costanti e variabili, ovvero parole povere, non memorizzate le declinazioni una separatamente dall'altra in modo così schematico, ma cercate di vedere quali siano le connessioni tra una e l'altra, come ad esempio il caso accusativo, termini sempre con una M, che è la caratteristica poi dal sanscrito in avanti di un'idea di movimento, che quindi a quei punti io avrò semplicemente da memorizzare quelli che sono dei cambiamenti praticamente sulla vocale tematica. Questo li aiuta sicuramente a memorizzare perché gli riduce, pur essendo big data anche quelli, la mole di dati da memorizzare. Tanto per fare un esempio. La velocità qual è nel momento in cui propongo loro ovviamente di saper gestire i dati che io gli fornisco e che devono imparare?
la velocità di darsi dei tempi, vale a dire devi comunque svolgere un esercizio in un tot, devi comunque cercare di assorbire quei contenuti, farli tuoi, rivederli, riprenderli in un tot. Perché? Perché se dilati troppo il tempo, non aiuti la tua mente ovviamente a memorizzare. Questo ad esempio per fare un'ipotesi molto banale. L'attendibilità ovviamente la vedo in un altro contesto. Le prime tre V sul lavoro sui big data ci sono praticamente sempre. L'attendibilità invece in un certo senso arriva un attimino in alcune situazioni particolari. È prima di tutto l'origine, l'autenticità, cioè la verifica della sorgente, della fonte del dato. È ovvio, come dicevamo prima, se ho le declinazioni, sono io la fonte, il libro, quindi si presume che quello sia più che attendibile. Il valore sarà il mio apprendimento, l'apprendimento del ragazzo e il valore del mio lavoro come docente nel momento in cui vedo che le sue difficoltà sono state risolte. Questa, ad esempio, è una delle prime, dei primi input, prima di tutto. Quindi il volume, ovvero, in un certo senso, dal punto di vista didattico, per noi può diventare l'insieme delle conoscenze. E questa realtà 4.0, anzi ormai 5.0, non le trascura, tutt'altro, le pretende, le vuole, vuole effettivamente che io le sappia riconoscere o utilizzare, perché se non ci sono le conoscenze non vado avanti. E se non ho le conoscenze di base, le competenze non le posso neppure sviluppare. Però, ovviamente, il tutto deve interagire, cioè il tutto non deve a un certo punto darmi semplicemente un sapere fine a se stesso e sterile. No, deve essere in grado di portare alla creazione della persona, quindi di colui che l'insieme dei dati lo sappia gestire e far proprio. La varietà, appunto, come dicevo, in ambito aziendale era quella ancora più evidente, diventa flessibilità, per cui posso farli lavorare, ad esempio, sull'idioletto di un autore. Pensiamo a Dante, ad esempio, sulle parole cardine della Divina Commedia, su quelle ricorrenti, su quelle che hanno reso grande, ad esempio, Leopardi o Dante, o le costanti e le variabili di un fatto storico. I corsi e ricorsi, no, del Buon Vico praticamente, o di Polibio addirittura, per tornare ancora più indietro, di una funzione linguistica, di un esperimento di laboratorio, cioè il fargli capire che anche la conoscenza che io chiedo loro non la voglio vissuta appunto in modo rigido, ma flessibile. Quindi il dare valore non soltanto alla loro conoscenza, al risultato di un esercizio, ma al come ci sono arrivati. E ad esempio un'idea che mi viene un po' da suggerire a tutti noi è il valorizzare l'errore, non il risultato positivo. Il risultato positivo, ok, ci sta. No, l'errore, il capirlo, il capire dove a quei punti il ragazzo ha sbagliato, perché lì posso anche capire dove ho sbagliato io come docente, che perché non sono stato in grado in qualche modo di metterglielo in evidenza. Perché, e questa è la varietà del mio lavoro e del loro apprendimento, perché io ho pensato che spiegando quel contenuto sempre allo stesso identico modo andasse bene, e invece stavolta la classe ha dato dei risultati estremamente negativi. Qual è stato l'elemento di variabilità che in qualche modo ha inciso su questo? Il tempo? Poche ore? Poca concentrazione, il medium, come dicevamo prima, proviamo a cambiare, vediamo. O proviamo a cambiare addirittura da questo punto di vista il rapporto praticamente docente e alunno, ad esempio con un discorso di peer education. Okay? Quindi a velocità, come dicevo, oggi poi noi la vediamo concretizzata a maggior ragione con la DAD e con la didattica integrata o in presenza, quindi col tempo in classe, che è misurabile, che è assoluto in qualche modo, un nostro dato certo, con quello invece che è molto più fluido e molto meno misurabile, che è quello invece di online, dove da una parte abbiamo il diritto alla disconnessione
e dall'altra invece c'è una dilatazione del tempo decisamente maggiore. Ora, quando, tanto permettetemi questa chiosa, quando noi oggi, sicuramente anche un po' per tutelarci, cerchiamo di dare una scansione oraria specifica alla DAD, dalla tale ora alla tale altra, 45 minuti, 20 ore, eccetera, di tutto e di più, perché la scuola italiana oggi sta vivendo da questo punto di vista sulla gestione del tempo, degli orari, delle situazioni veramente anche a volte paradossali. In un certo senso andiamo a inserire una misurabilità statica su delle piattaforme, dei medium, dei canali di comunicazione che sono esattamente il contrario. E questo diventa una sorta di palla al piede per l'apprendimento per i ragazzi. Lo so che sicuramente noi abbiamo diritto a una disconnessione, abbiamo un contratto di lavoro, tutto quello che vogliamo. Questo è un dato di fatto. Però dobbiamo anche renderci conto che quando noi lavoriamo online con i ragazzi, quando mettiamo loro dei contenuti che possano fruire in qualunque momento della giornata, e quindi la nostra presenza, anche invisibile, anche con una video lezione registrata, comunque con loro è costante, e a quei punti, in un certo senso, noi quell'estensione di apprendimento e del poter cogliere quindi l'errore subito, immediatamente, operare immediatamente, è una potenzialità della rete che sicuramente implica un sacrificio nostro, ma che sarebbe importante invece riuscire a sfruttarla, cioè conciliare queste due situazioni. Veridicità, appunto, la connotazione dei dati e il valore. I big data, quindi, se sono riuscita un poco a darvi questo quadro, sicuramente integrano il mondo della scuola col mondo dell'azienda. Sono nati in azienda, me li porto nella scuola, ma perché in realtà poi sono veramente un metodo di lavoro e di analisi della realtà, di tutto quello che praticamente può circondare i ragazzi e noi stessi. Oggi arriviamo al consolidamento di una sesta V, perché ovviamente la realtà è talmente rapida da questo punto di vista che dobbiamo aggiungerla in qualche modo, che è proprio la variability. La variability vale a dire la gestione del dato, se vogliamo. Quindi la differenza con la variety, che era in un certo senso un pochino più generica, e la variability sta proprio dal punto di vista, diciamo, più strettamente operativo, lo vedete, no? Quindi il changing model, il changing data. Quindi qui è più l'elemento statistico, in un certo senso, e numerico, che va a cadere. Secondo me, secondo il mio modestissimo parere, se noi riusciamo a far lavorare i ragazzi nella scuola sulle prime 5 V, consolidandole, quindi il volume, la varietà, la velocità, l'attendibilità e il valore, quindi, del tipo di ricerca, di apprendimento che vanno a fare, è più che sufficiente. Che cos'è che quindi, ancora una volta, abbiamo in assoluto, di fondamentale? Occorre avere quindi questa visione omogenea, quindi togliere le rigidità della nostra didattica, togliere la rigidità di visione e di opposizione tra realtà materiale e immateriale, ma vederli come un qualche cosa che va a interagire costantemente. E le metodologie didattiche, educative, le avanguardie educative, che sono quelle del manifesto dell'INDIRE, per capirci, che sicuramente molti di noi conoscono, sono quanto di meglio non ci possa essere per affrontare queste tematiche. Ma l'importanza anche, ce lo dicono chiaramente i Big Data, di avere la volontà di fare una verifica iniziale, in itinere e finale, cioè di sottoporre noi stessi all'autovalutazione. Altra cosa. Noi siamo abituati a procedere per unità didattiche di apprendimento, siamo abituati e incalzati spesso anche dai contenuti, dalle cose da fare. Benissimo.
Quello che è importante è il processo, è il percorso di apprendimento, non per forza di cose arrivare alla realizzazione finale che può essere, che so, quella di un PowerPoint stupendo, di un video, di una ricerca, no, cioè quello che conta è il processo di apprendimento che fanno i ragazzi e dare loro un timing ben netto e ben definito di tutto questo. Non so se sono stata sufficientemente chiara sinora, se posso andare avanti, datemi un minimo. Sì, 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 chiarissima. Chiarissima. Ok. Allora, se noi andiamo a parlare di learning design, che è il contesto praticamente nel quale operiamo, nel quale andiamo ad inserire praticamente Big Data, ci sono alcuni strumenti, sempre lì, di derivazione aziendale, che comunque ci fanno un po' da guida, se vogliamo, tra cui la Smart Goals, vale a dire il mio obiettivo di insegnamento e di apprendimento per i ragazzi deve essere specifico, avere ben chiara l'idea del cosa voglio che sappiano, che conoscano e come migliorino in qualche modo. Sono questi gli aspetti. Misurabile da un punto di partenza a un punto d'arrivo, con un'azione, con un mio intervento come docente altrettanto ben preciso e realistico, però non campato per aria, cioè che abbia veramente una ricaduta, un accrescimento concreto su di loro. Quindi quando io mi rendo conto, faccio un'ipotesi, che sto per affrontare Leopardi e comincio con un qualche cosa abbastanza di standardizzato, no? Quindi vita, morte, opere, miracoli e i testi cardine di Leopardi, so ascoltare i ragazzi, mi pongo il problema del sentire da loro come vorrebbero percepire un autore così fondamentale, oppure scelgo i testi e vado avanti sulla stessa identica linea, sempre alla stessa identica maniera, perché tanto è quello che bisogna sapere. E perché non provo a dare un taglio diverso? Ad esempio, partire dalla lettera al padre di Leopardi, dove è un adolescente quasi ribelle, anzi ribelle del tutto, che osa scappare di casa e opporsi a suo padre, che in lui non crede e che non lo stima. Perché non parto da lì? Gli capovolgo completamente quello che si aspettano di Leopardi. Ma questo per loro è un input diverso. E perché da quella lettura a quei punti, invece che a Silvia, invece che le ricordate, quello che sia, non mi butto magari se ho fatto prima anche un percorso con la classe o se mi rendo conto che hanno delle dinamiche interne particolari sul ciclo di asfasia? Perché non partire dalla ginestra invece che farla in modo sempre molto così sacrificato all'ultimo? Cioè da dove è arrivato Leopardi e poi tornare indietro? E questo che significa avere un'azione di insegnamento ben orientata e realistica? Ovviamente non c'entra il business, ma c'entra il nostro business educativo, se vogliamo dirla così. Ma soprattutto quello che devo altrettanto avere ben chiaro in testa, il tempo che io vado a dedicare a questo lavoro e che loro con me dedicheranno a questo lavoro. E quindi darmi una scansione ben precisa. Che io imposti un lavoro di apprendimento su un singolo autore, in una classe, sull'intero anno scolastico, è uguale, non cambia. Ma una SWOT analysis, quali sono le opportunità e quali sono le criticità. Quali sono gli elementi che dall'esterno possono influire negativamente o positivamente? Su chi posso contare? Ad esempio, voglio portare avanti un percorso di educazione civica. Ho un genitore avvocato? Ho la possibilità di inserire degli esperti? Ho la possibilità di allargare a degli stakeholders, a delle compartecipazioni esterne in qualche modo questo tipo di visione? O il contesto invece in cui vivo, un contesto negativo che mi spinge al contrario,
una situazione di disagio, un contesto difficile in cui si muove la classe, in cui si muove la scuola, per cui parlare di educazione alla legalità diventa praticamente un qualcosa di assurdo, di abnorme. Quindi questo devo capirlo, perché altrimenti, se è giusto in un contesto di disagio sociale, impongo dei contenuti di educazione alla legalità senza capire le problematiche di questi ragazzi, allora inevitabilmente li avrò distratti o non percepiranno l'importanza di quello che gli sto dicendo, ma perché io non ho agito bene, gli ho proposto un qualche cosa di avulso dal contesto, e questo oggi non me lo posso più permettere. Il calarsi nel contesto è l'elemento fondamentale, perché è l'unico modo effettivamente per poter andare incontro a delle esigenze di apprendimento che comunque il contesto le rende per forza di cose assolutamente diverse da questo punto di vista. Poi, se io vado a maggior ragione a occuparmi di quelli che sono l'organizzazione del lavoro della classe, la struttura delle cosiddette 4T, Time, Task, Teacher, Technology, è quella che mi porta meglio proprio a organizzare questo tipo di lavoro. Quindi contenuti, come si lavora per gruppi, con la peer education, questo sicuramente è il modo che mi permette di introdurre le metodologie didattiche innovative, ed è il modo migliore anche per permettere loro di arrivare all'autovalutazione, quindi di rendersi conto meglio di quello che stanno facendo. Io credo che lo schema delle 4T sia abbastanza noto a tutti quanti. Ovviamente permette di valorizzare contenuti, strategie, sequenze, la collaborazione e quel learning by doing che dicevo prima. Ma per far questo bene devo a maggior ragione in qualche modo riuscire anche a inserire una gamification, una premialità, delle situazioni outdoor, cioè che siano responsabili anche di una pubblicizzazione di quello che stanno facendo. Il pubblicare ad esempio un video che hanno realizzato su YouTube, perché? Perché questo li responsabilizza sull'uso della privacy, li responsabilizza sull'uso dei contenuti, su quello che stanno dicendo, e rende il loro apprendimento, mi ricollego come dicevo prima, significativo, di valore. Ecco il valore dei big data da un punto di vista didattico. Significativo, cioè vale per me, è un qualche cosa di bello, di importante che io ho realizzato insieme ai miei compagni, ne sono stato io attore direttamente, ma a maggior ragione lo proietto all'esterno, non è soltanto mio, non è solo della scuola, è di tutti, diventa patrimonio comune. E questo è di nuovo un concetto, se vogliamo poi parlare di maggior ragione, l'educazione alla legalità e alla sostenibilità importante. Il mio percorso, il mio risultato come cittadino, come persona, non è solo mio, è di tutti, perché io sono un animale sociale, non studio non mi impegno unicamente per me, ma mi impegno per essere una persona che possa lasciare un segno nel tempo, tra le persone, nei contesti che andrò praticamente a vivere e ad avere. Questa è una raccomandazione invece per noi insegnanti, che molto spesso poi ci innamoriamo del percorso didattico che stiamo facendo con i ragazzi, ci lasciamo trascinare da quello e ci prende la mano. Ora, bisogna capire che in assoluto noi dobbiamo in qualche modo saper cambiare il motore in volo, cioè saperci fermare, saper dare a quell'unità didattica, a quel momento di apprendimento uno stop, perché ci sta portando via troppo tempo, perché la classe non risponde, perché abbiamo preteso troppo. Le variabili possono essere tante, ma saper dare uno stop e dire, dare in un certo senso una fine, un termine, cioè un punto d'arrivo. Cioè è come se noi avessimo fatto un primo blocco di quel processo di apprendimento.
Nel contempo, però, i big data ci diranno anche che se anche devo impormi questi tempi, ugualmente, parimente, non devo neppure perdere di vista la visione d'insieme del mio processo di apprendimento. Vi lancio alcuni input veloci. Ovviamente il problem solving è quello che meglio diciamo, si presta a far lavorare i ragazzi in questo senso, così come il cooperative learning di cui accennavamo in assoluto prima, così come la peer education. Un esempio di nuovo, poi Mirella, a quei punti ci ritorniamo sopra su domande o d'altro. Anni fa capitò di spiegare i pronomi di latino ai ragazzi. Test immediatamente dopo l'aver spiegato i pronomi, una catastrofe, un qualche cosa veramente di estremamente deludente e preoccupante. Cioè, pur essendo una classetta abbastanza in gamba, non avevano azzeccato mezzo. A quei punti, vista la debacle generale, mi chiedo dove ho sbagliato e dove fossero i problemi praticamente. E mi rendo conto di aver trascurato dei prerequisiti fondamentali che per me erano ovvi, vale a dire le concordanze e alcune cose. E a quei punti mi guardano giustamente e mi dicono: Prof, che si fa? Ecco, ce li rispiega. E io, come se avessi avuto quasi uno specchio davanti a me, mi chiedo molto velocemente, sì, ma se io glieli rispiego, finisco per rispiegarglieli alla stessa maniera. Ho paura che ancora una volta le loro perplessità non le riesco a cogliere. Allora, nell'arco praticamente di 5 minuti ho detto, no, cambiamo. Li ho divisi in gruppi, molto banalmente, vale a dire, così come stavano, hanno girato i banchi 4 a 4, l'uno frontale all'altro praticamente. Ok ragazzi, 10 minuti, ognuno ripassa l'argomento e annota cosa non ha capito. Dopodiché, in silenzio, ciascuno per sé, perché quel momento singolo e personale era importante. Dopo 10 minuti, benissimo, adesso uno di voi, che fa in un certo senso da capogruppo, raccoglie i dubbi di tutti quanti e a quei punti vedete di convergere sulle cose che effettivamente tutti hanno poco chiare. Benissimo. Terzo step. Adesso provate attraverso gli appunti a rivedere insieme le cose. Io nel mentre giravo tra i banchi e quando si trovavano in difficoltà intervenivo e supportavo. Ad ogni gruppo, poi a seconda delle difficoltà, ed era un lavoro personalizzato a quei punti che veniva fuori, davo poi degli esercizi, dei chiarimenti, eccetera. L'abbiamo fatto un paio di volte questo lavoro, non tanto, dopodiché abbiamo riprovato a fare il test di verifica su quei contenuti e decisamente abbiamo avuto un risultato diverso. E questo è il ruolo, no, nuovo dell'insegnante, che diventa in qualche modo coach, ovviamente, della situazione. Io a questi punti, se per voi va bene, mi fermo e vi ripasso la palla, come si suol dire. Grazie Claudia, diciamo che sei stata veramente molto, molto chiara. Prima, mi sentite? Sì, Sì, con un po' ecco, di prima, rimbombo. esatto, sì. Aspetta, aspetta. Prima, ecco, prima di farti una domanda che mi è venuta, volevo un po' percorrere quello che tu hai detto, mettendo in evidenza alcune parole chiave che secondo me gli insegnanti devono portarli alla conclusione. Questo è bellissimo perché significa che i ragazzi hanno anche tante potenzialità, tante cose che a volte non sono, non si concretizzano perché non c'è un'altra parola che hai detto dopo l'ascolto. Quindi è importante veramente recepire quello che viene dai ragazzi per poter continuare. Inoltre,
C'è un altro elemento positivo che è l'essere madrelingua digitali, ma dall'altra parte la overload, come dici, proprio di informazioni, che è molto difficile per i ragazzi perché a volte non sanno scegliere, non sono in grado di individuare qual è l'informazione corretta e quindi, non avendo questa capacità critica su cui invece bisogna lavorare moltissimo nella scuola, anche con i big data, diventa proprio un problema poi perché loro possono esercitare da protagonisti un senso critico anche in qualunque ambito egli si trovino, perché non è detto che questo si fa solo in una disciplina, piuttosto che quando si parla di problemi di attualità, ma ci deve essere sempre questo, come i tuoi studenti che non avevano capito e poi si sono sforzati e hanno trovato un'altra strada per capire, è abbastanza importante. Io uso un'espressione degli studenti che devono essere protagonisti del proprio apprendimento, perché fin quando recepiscono come c'era la tua immagine dell'idrante che era molto bella, devono essere semmai come delle spugne che assorbono e poi sono in grado veramente di ricreare. Allora, Un'altra. Mirella, ti interrompo un secondo e ti rispondo subito, ad esempio, sul ragazzi protagonisti e sul discorso della ricerca dei dati, ad esempio. No? Noi anni fa, 3 anni fa, abbiamo fatto un percorso sui big data collegato all'alternanza scuola-lavoro. Erano chiamati praticamente ad analizzare il contesto locale del territorio, scegliendosi ciascuno un ambito, che potevano essere i trasporti, che poteva essere malattie, salute, ma secondo. E in questo contesto ad applicare praticamente le 5 V dei Big Data. Quindi a un certo punto prendo un contesto e alcuni ragazzi hanno preso addirittura quello volevano verificare l'incidenza della dieta mediterranea e delle malattie cardiovascolari. L'avevano fatto, toccato come argomento in scienze e volevano approfondirlo. Benissimo. Quindi, prima di tutto, cercate i dati. Cerchiamo i dati e cerchiamoli in banche dati disponibili e attendibili, quindi Unione Europea, Istituto Superiore di Sanità, a seconda. Poi, confrontiamoli e vediamo la localizzazione, vediamo come sono geograficamente divisi nelle varie aree del paese. Benissimo. Terzo elemento, a un certo punto loro si sono fermati, quindi il volume l'avevano e l'affidabilità del dato anche. Certo. Si sono fermati perché? Perché avevano un ambito temporale limitato, cioè soltanto 5 anni. E quindi a un certo punto mi hanno detto giustamente, prof, ma basta per vedere effettivamente se c'è una criticità o meno, perché in 5 anni ci sembra un pochino troppo ristretto l'arco temporale ed è stata una giusta osservazione. Ho detto, ok ragazzi, provate a quei punti ad allargare in sede europea se vedete invece un arco temporale maggiore e dei dati maggiori. E lì sono arrivati un po' con la coda tra le gambe, ma secondo me invece era un ragionamento importante, dicendomi, prof, non funziona, non va, perché alcuni stati non hanno nessuna mappatura. E di alcune malattie non abbiamo dati. E quindi il lavoro che stiamo facendo non va, cioè siamo a un punto morto. Ora è vero che loro poverini avevano giusto la coda tra le gambe, però in realtà hanno fatto qualcosa di importante, perché si sono resi conto che quelle banche dati non erano sufficienti. Quindi avevano capito da una parte che era attendibile, ma dall'altra che mancavano delle cose. Un domani vanno a fare loro un lavoro di ricerca. Sanno qual è il punto negativo sul quale devono operare e questo diventa assolutamente fondamentale. Quindi è quello che dicevo prima, non innamoriamoci per forza di cose del risultato, ma quello che è importante è il percorso, no? Oppure vederli discutere tra di loro quando a volte li faccio lavorare su queste cose, c'è il capogruppo che dice: ragazzi, non funziona, mi manca una V, dobbiamo rifare tutto quanto perché ce ne siamo persa una per strada. Sono buffissimi nel far così. Ma vuol dire che hanno capito che quelle 5 V devono interagire tra di loro, non possono perdersene una per strada, perché se se ne perdono una, il lavoro non va bene.
Perfetto, guarda, io sono perfettamente d'accordo perché cogli in maniera diversa delle cose che io penso e che dico anche. Questo esperimento che tu hai fatto, questa è l'educazione civica, perché loro riescono a capire veramente come in quel caso funziona o non funziona la comunità europea. Quindi che, qual è il significato anche politico, sociale, della salute o altro. E quindi recepiscono anche gli argomenti per poter eventualmente controbattere e farsi un'opinione, perché altrimenti io uso un'altra battuta che dico sempre: danno ragione all'ultimo che ha parlato. E invece solo così, veramente andando nelle informazioni, ricercando accuratamente, possono farsi veramente un loro giudizio e possono anche dimostrarlo, non è solo perché l'ha detto qualcuno che è importante. Un'altra parola che ho già recuperato era l'ascolto. Valorizzare l'errore, diciamo banalmente sbagliando si impara, ma è vero. Quello di far capire che anche noi come docenti possiamo sbagliare, è perché dall'errore tu, anche tutte le grandi, diciamo, invenzioni o sperimentazioni a volte sono venute proprio fuori da un errore. Quindi far capire questo che non è un male, ma se tu arrivi all'errore vuol dire che hai fatto qualche cosa e qui chi non fa niente naturalmente non sbaglia. E poi un'altra, e concludo, se non ti tolgo, però ti faccio poi una domanda, quello di calarsi nel contesto e l'apprendimento significativo non è soltanto quando serve a me, ma quando io lo posso condividere e serve anche agli altri. E questo significa, diciamo, la cittadinanza attiva. Quindi ho fatto un po' una chiosa, però ti chiedo, che consiglio potresti dare a docenti, per esempio, di una disciplina tua a scelta per mettere in pratica questo metodo? Allora, per quanto riguarda ad esempio le materie umanistiche, un grosso lavoro da poter fare è importante sulla semantica, sui significati delle parole. Ad esempio, nel contesto, prendere un arco temporale di riferimento e vedere il significato, l'accezione che questa praticamente ha preso, e volendo a quei punti vedere anche il campo semantico di quella parola nelle diverse lingue. A quei punti si fa un confronto Certo. trasversale tra materie, Certo. da questo punto di vista. Se prendo una materia più scientifica, ad esempio, anche il confronto sullo stesso esperimento e magari sui risultati diversi che può aver avuto quell'esperimento. Quindi, perché ha, che so, una coppia di ragazzi è venuto in un modo e invece ha dato dei risultati diversi ad un altro. Quindi il creare praticamente un contenuto di base uguale per tutti e dare delle varietà praticamente da questo punto di vista. Se utilizzo il debate, che è una delle metodologie didattiche educative, ad esempio c'è la ricerca delle fonti e quindi c'è Certo. la ricerca di contenuti ben precisi, ovviamente fatti con estrema attenzione. Quindi nel debate, ad esempio, l'arco temporale e quindi il concetto di timing di arco temporale è diverso perché se vado a prendere un contenuto o un riferimento di 20 anni fa in un debate non ci sta, cioè posso Certo. tutt'al più citarlo come frase d'appoggio, ma non posso certo praticamente impostarci praticamente un dibattito legato all'attualità. Quindi anche il fatto della percezione dell'arco temporale, della linea del tempo. Importante, ci sono dei lavori splendidi anche ad esempio sulla scuola primaria, sulla timeline, cioè sulla linea del tempo. Quindi imparare questo. Nei diversi ordini di scuola, ad esempio, posso lì suddividere le 5 V, ovvero nella scuola primaria, la secondaria di primo grado, farli lavorare sulla raccolta dati, cioè sulle prime cose di base e sulle variabili costanti. Le altre V ovviamente diventano poi quelle che danno origine allo spirito critico, allora quelle per la secondaria di secondo grado. Faccio un esempio. 2 anni fa, durante le manifestazioni di Futura all'Aquila, per un errore del ministero, invece che un laboratorio con i ragazzi della secondaria di secondo grado, che di solito sono quelli che seguono di più queste cose, mi assegnano un laboratorio con i bimbi della primaria, quindi prima elementare. E a quei punti lì ero, quindi non è che avessi tante alternative.
ho dovuto praticamente reinventarmi praticamente la cosa, però porgere i contenuti dei big data a dei bimbi di prima non è che sia fosse proprio semplicissimo. A quei punti l'unica cosa con loro è il learning by doing, quindi ho preparato dei fogli con le 5 V, tipo praticamente no, il gioco degli insiemi, eccetera, e ho detto a ciascuno, adesso ciascuno sceglie un argomento. Molte, ad esempio, molte delle femmine hanno scelto le bambole, per esempio, e andate a chiedere alle vostre compagne quali bambole preferiscono, di che colore hanno i capelli, se si muovono o meno, come sono strutturate, eccetera, no? I bimbi invece hanno fatto, che so, la squadra di calcio perché ti piace questo, ti piace questo, quindi una specie di mappatura praticamente di raccolta dei dati. E a quei punti una bimba intelligentemente arriva con questo schemino fatto, mi dice, ma posso anche chiedere a quei punti alla mia compagna se le piace di più se hanno gli occhi azzurri o gli occhi marroni e capire perché piacciono di più gli uni agli altri? Certo. Così che funziona. È un altro bimbetto che mi dice, prof, io sbaglierò, ma secondo me da sta cosa ci si ricava un sacco di soldi un domani. Ecco, sì, di nuovo tu hai decisamente anche tu capito come va il mondo. Prima, ecco, quindi scuola primaria. Quindi si tratta ovviamente, sono io docente che vado a piegare la Certo. situazione in base al contesto, ovvio. Cioè, però non è strettamente legato alla secondaria di secondo grado, eh. Cioè, con un po' di Certo. inventiva si può fare anche con i bimbi piccoli. Ecco. Sicuramente che sono poi quelli più attivissimi e sono veramente delle spugne perché assorbono e ti rispondono così facilmente senza avere retropensiero. Allora, io mi reputo soddisfatta delle tue risposte, anche è stato molto molto interessante. Emanuele? Io riporto un po' di domande che ci arriva Ecco. dal nostro pubblico. Allora, la prima, big data, didattica e sostenibilità. Come legare il concetto di sostenibilità? Prima hai parlato di dieta mediterranea, che sicuramente è qualcosa che si può legare alla sostenibilità, ma se vuoi Ma darci allora io altre direi che idee. prima di tutto, se noi pensiamo alla sostenibilità, anche quella che adesso si lega all'Agenda 21 ONU, ai contenuti dell'Agenda 2030 ONU, eccetera, è il discorso prima di tutto della cultura di valore, cioè dell'istruzione di qualità e il fatto della consapevolezza nell'uso della rete, nell'uso della realtà in cui mi muovo, uso è un termine, perdonatemi, non bellissimo. Diciamo proprio della consapevolezza con cui mi devo muovere nel contesto in cui vivo. E questo che direi che è il collegamento fondamentale. Cioè i big data, se li so utilizzare come metodo di analisi della realtà, creano il mio pensiero critico. E se ho un pensiero critico ben impostato, allora mi rendo conto di quanto il mio lavoro, il mio essere presente nella società possa essere sostenibile e quanto effettivamente possa avere una ricaduta positiva, che io sia sul lavoro, che io sia nel contesto praticamente personale, a qualunque livello. Cioè è prima di tutto un discorso di coscienza critica che vado ad impostare, direi. Poi, se lo vado ad applicare tecnicamente nei vari contesti, allora ha maggior ragione. Cioè, non mi limiterò a fare una raccolta dati sull'ambiente fine a se stessa, ma mi proietto a cercare il valore di quella raccolta dati e quindi a trovare delle soluzioni. Ci sono oggi sui big data due tipi di analisi, una che è quella descrittiva, che è quella che di solito si fa poi comunque con i ragazzi, no? Perché è quella basica, diciamo. Anche se, ripeto, non è semplicemente una raccolta di dati statistici, ma devo intervenire anche su questi altri contenuti. Poi c'è un'analisi predittiva, quindi dai dati che ho raccolto, dalla visione complessiva delle cose, dell'argomento che ho ricavato, quali soluzioni posso impostare, quali criticità vedo. E quindi a maggior ragione diventa il proiettarsi nella sostenibilità, cioè l'andare verso un qualche cosa di significativo, se vogliamo riprendere quello che dicevamo prima. Grazie.
Vado, ci sono un po' di domande, quindi su vari argomenti. Maria Teresa ci chiede, in questo periodo di pandemia e quindi con il distance learning, quindi la didattica a distanza, ci sono possibilità di promuovere il cooperative learning, il peer tutoring, che ovviamente vengono un po' messi in difficoltà, no? Dalla mancanza Sì, della presenza. se riesco di nuovo ad avere, se mi ridate un Schermo. attimo la condivisione dello Credo che Federico fra poco ti schermo, darà. se ecco, allora vado a prendere per la collega una cosa che mi ero giusto tenuta a portata di mano perché potrebbe essere, eccola qua, utile. Ditemi se la vedete. Vediamo un'unità di Questo, apprendimento, esatto, giusto? questa è un'unità di apprendimento sul ritratto fatta per un biennio in sostanza, dove ovviamente ci sono le varie, no, conoscenze, eccetera, predisposte. E dove abbiamo usato la fase delle 4T e la descrizione delle varie attività. Qui, se avete modo di vedere, si partiva da una lezione frontale partecipata in cui ciascuna materia coinvolta dava praticamente la caratterizzazione della situazione. E il tema era il ritratto, e quindi c'era italiano, il personaggio, arte, eccetera, eccetera. Questa può essere tranquillamente sostituita. Invece che una lezione frontale in presenza, in classe, può anche essere sostituita a un certo punto con una video lezione preparata dall'insegnante. E quindi a quei punti che cosa facciamo? Invece che fare la lezione didattica tradizionale e frontale, cominciamo ad impostare la flipped classroom fin dal principio. La flipped classroom cosa comporta? Che loro a casa lavorino. Possono anche lavorare a quei punti durante le ore in cui sono connessi con me. A quei punti, se lo vado a modificare nella DAD, e nel momento in cui sono connessi con me, io seguo diversi gruppetti sul tipo di lavoro che stanno facendo. Questa era già impostata in modo tale che tutto il lavoro che loro facessero fosse fatto a distanza, fosse fatto con condivisione di documenti in cloud. Quindi diciamo che l'anno scorso, nel 2018, questa era una cosa. Non dico pioneristica, ma quasi oggi è la normalità, per fortuna. Quindi non è che devono vedersi, non si devono spostare, ma possono tranquillamente condividere documenti e prepararli insieme. La restituzione in classe o in DAD dei vari microgruppi, a quei punti può farli sbizzarrire, dando loro a maggior ragione ancora più autonomia nello scegliere. Come rendere il contenuto che vogliono proporre? Realizzano un video, preparano un Word Cloud, quello che vogliono e ovviamente lo condividono in rete con i ragazzi. Se ho chiaro in testa uno schema di lavoro di questo genere, che io sia in DAD o che io sia con loro in presenza, cambia poco. Ecco, questo ad esempio è un esempio di quello che vi, scusate le ripetizioni. Di quello che dicevo prima, quando è importante non innamorarsi dell'intero percorso e imporsi per forza di cose di arrivare fino in fondo, no? Perché può essere troppo oneroso. Se io riesco a strutturare praticamente la mia unità didattica a blocchi, segmentata in questo modo, se io riesco già a fare i primi 3 step e quindi arrivano già i gruppi degli studenti. A dare una relazione, un'esposizione di quello fatto nella prima parte del lavoro è già un buon risultato e anche a livello di tempi non mi ha portato via più di tanto. Quindi questo lo si può fare tranquillamente. Penso di aver risposto. Poi sono materiali che se interessano posso metterli a disposizione senza problemi. Sì, d'accordo. Assolutamente sì. Direi ancora, diamo spazio ancora a una domanda, Mirella? Sì, penso di sì. Allora, Alberto ci chiede maggiori delucidazioni su come legare le PCTO e Big Data all'esperienza in azienda, calare proprio questa esperienza in una realtà esterna.
alla scuola. Allora, Credo di aver interpretato così, perché con Alberto ci siamo scritti, io ho cercato di interpretare la domanda, quindi spero di aver fatto bene. bisogna, quello è un lavoro sicuramente più complesso, perché prima di tutto bisogna individuare un'azienda in un certo senso con una certa sensibilità sui big data, ovvero il piccolo artigiano non può suggerire ai ragazzi un percorso sui big data perché non ha i big data, cioè perché ha una realtà artigiana più limitata. A quei punti che cosa farò? Posso interagire semmai con una camera di commercio, ad esempio, individuare un settore artigianale, per ipotesi, e mettere a confronto diverse realtà artigianali. Posso, mi viene un'idea proprio così, ve la butto lì sul momento. Fare una verifica di quella che è la realtà oggi delle realtà artigianali e quindi cominciare ad analizzare, che so, le perdite di fatturato, per ipotesi, ed è un volume di dati, e l'evoluzione del fatturato attraverso la pandemia, il prima e il durante, il dopo, magari di qui a qualche mese. Vedere quale ambito, e quindi inserisco la varietà, quale ambito è stato quello più danneggiato, quale meno. E perché? E quali sono state le soluzioni dei piccoli artigiani che hanno permesso loro invece comunque di andare avanti, quindi di superare una determinata criticità? E il valore che ricavo qual è in una situazione di criticità forte, di crisi forte come quella che stiamo vivendo, questa soluzione fatta dall'artigiano A, B, C è stata quella vincente. Un domani, sperando di no, in una crisi economica forte, eccetera, quelle tre soluzioni potrebbero essere riproposte. Perché il discorso che dicevamo giustamente della sostenibilità e il discorso dei big data del valore implica questo, che le soluzioni positive vada a replicarle, adattandole in varietà al contesto diverso, quindi lavorando sempre per costanti e per variabili. E Non Alberto so se sono chiede, stata se Alberto è soddisfatto della risposta. sì, ci chiede ma, maggiore delucidazione nel senso che ci dice, mi sembra più un caso studio. Posso aggiungere che se trovi il partner giusto, penso anche ai Digital Innovation Hub che ci sono in regione, che sono un organo legato a Confindustria, anche se indipendente, possono avere l'interesse di inserire gli studenti nei percorsi per le competenze tra orientamento per fare l'analisi dei big data che ci hai raccontato. Io l'ho interpretata così la tua risposta, quindi non come un caso studio, ma proprio come un percorso che in un'azienda uno studente può andare a essere di aiuto alla raccolta dati, che non è banale, perché come parlavi tu, invece nell'artigianato sì, intervistare tutti gli artigiani, cercare di rendere omogenea questi dati che vado a prendere, oltre a quelli già esistenti in mano alle varie camere di commercio o alle varie confederazioni, non è banale. Non so se io ho interpretato meglio, io questo lo vedo come un PCTO. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, ecco, io ho Sì, interpretato così. assolutamente sì. Allora, questo dipende anche molto dall'opportunità del territorio. Cioè, a maggior Certo. ragione, i big data devono avere la capacità di interloquire col territorio e il tipo di scuola nel quale opero. Quindi è il discorso giusto, ritorniamo sullo stesso termine, che quell'apprendimento sia significativo. Quindi che dia ai ragazzi un ritorno di un determinato tipo. Quello che dicevi è assolutamente corretto. Io preferisco sempre nell'impostazione del PCTO, ma questa è una visione mia, poi qui possiamo discutere all'infinito, che sia la scuola a dare degli input chiari sull'azienda e su come guidare i ragazzi, sul tipo di percorso dei ragazzi e non subire. Perché allora a quei punti può essere in un certo senso pericoloso, cioè
possono magari i ragazzi trovarsi ad apprendere un qualche cosa che loro poi effettivamente non serve, non ha la ricaduta, l'interazione vera con l'ambito scolastico. Però quelle sono le criticità dell'alternanza scuola-lavoro, cioè questo è il discorso, dipende dal tipo di azienda con la quale mi vado a confrontare, sicuramente, questo sì. Chiarissimo, no, per me è chiarissimo, sono d'accordo anch'io. È bello se è la scuola che guida, no? In qualche modo, perché la scuola poi è anche una visione di futuro che dovrebbe essere ancora maggiore rispetto al resto degli enti istituzionali che ci Ma circondano. Emanuele, la scuola guida e deve guidare perché è la scuola che ha la visione completa dell'alunno e del percorso che sta facendo. L'alternanza scuola-lavoro, il PCTO, è un tassello di tutta l'evoluzione della persona che deve uscire dal contesto scolastico dopo tutto il percorso primario, secondario, primo grado, secondario, secondo grado, eccetera, eccetera. Quindi sono io scuola che preparo il cittadino per il mondo e che quindi so che cosa gli manca e che cosa gli può servire e nello stesso tempo dove le sue potenzialità possono esprimersi al meglio. Quindi se per ipotesi in classe ho fatto un lavoro sul teatro, a maggior ragione allora cerco di fare un'alternanza scuola-lavoro in un contesto teatrale, dico a caso, qui non c'entra né Big Data, dove quello che abbiamo fatto in un modo più schematico possano vedere realizzato concretamente. E questo, e che si rendano conto magari di che cosa comporta mettere in scena uno spettacolo teatrale, ad esempio. Quindi Molto è la bello. scuola che deve dare l'input da questo Sì, punto di sì, sì. vista. No, direi che è un bellissimo pensiero forte sull'alternanza scuola-lavoro, che viene più facile chiamarla così, e direi che è un bel pensiero forte di come impostarla. Mi piace molto, quindi ti ringrazio Claudia di questo. E anche Grazie. Alberto, abbiamo risposto ad Alberto, su cui... Quindi bene, 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 bene. E non arrivano altre domande? Mirella, cosa facciamo? Io ho solite tre slide finali sul sito e sul progetto. Prima di concludere, magari diciamo che poi le persone che si sono registrate e che sono presenti riceveranno la registrazione, ma più avanti faremo anche diciamo, riporteremo il video con una introduzione e anche con le slide che ha fatto Claudio, magari aggiungendo qualche altra cosa, ma magari ci sentiamo un attimo in modo che possa diventare proprio qualcosa di concreto che si possa poi veramente riutilizzare anche nel tempo, nel senso che non è finito qui. E per il resto, per esempio, vi consiglierei di andare anche sulla piattaforma Rotary per la sostenibilità.it, dove trovate tanti argomenti sull'Agenda 2030, sulla legalità, sull'educazione civica, che possono servire da stimolo agli insegnanti per creare i loro percorsi. Non trovate un percorso già fatto, no, perché ognuno lo deve creare secondo la classe che si trova davanti e secondo anche i propri, diciamo, interessi. C'è all'interno della piattaforma una community dove si possono registrare le classi e ogni mese vengono promosse delle attività, naturalmente tutto completamente digitale, sempre sugli argomenti che vengono discussi all'interno della parte open. Quindi invito tutti, c'è una classifica mensile, ogni mese vengono premiate delle classi. Questo mese di novembre abbiamo avuto una primaria di provincia di Genova, Credo Amasone, e una secondaria nell'area metropolitana di Napoli. E loro hanno vinto una classe virtuale offerta da Redoc gratuitamente, naturalmente, per tutto l'anno. Quindi è un buon modo per lavorare anche a distanza o in presenza con il digitale, perché uno degli obiettivi del progetto Rotary per la sostenibilità è parlare di cittadinanza digitale, eccetera, ma era quello di non fare teoria, ma di far utilizzare il digitale proprio per fare delle cose. È un fare
che non è manuale, ma col touch diventa anche quello manuale. Quindi, ecco, per e esempio, sullo schermo, mentre parlavi, Minella, ho esplorato, anche in base a quello che dicevi, la piattaforma Rotary per la sostenibilità, e ricordiamo che l'accesso alla community, quindi anche alla possibilità di realizzare con la propria classe le varie sfide che ogni mese inseriamo all'interno della community, l'accesso è totalmente gratuito, quindi le informazioni sono gratuite di per sé perché sono disponibili sul sito, ma anche l'accesso e la registrazione e l'uso e la partecipazione alle sfide sono gratuite per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano. Quindi iscrivetevi. Diciamo, anche l'utilizzo è molto semplice, utilizziamo dei tag, perché non è che parlando di sostenibilità non parliamo nello stesso tempo di cittadinanza digitale, quindi attraverso i tag si possono un po' interconnettere fra loro gli. E abbiamo messo in evidenza ora, per esempio, strumenti didattici, dove potrà andare sicuramente anche questo, e la biblioteca sostenibile. Io sono una patita della lettura e anche manuale, e allora invitiamo autori, amanti della lettura, ma anche gli stessi studenti a fare delle recensioni e noi le pubblichiamo in modo che attraverso la lettura si possa crescere. È vero, e quindi proprio intanto Daniele ci scrive: dobbiamo compilare un questionario? Cosa bisogna fare? Lo faccio vedere. Per registrarsi ora Immagino di sì, e quindi adesso io ovviamente ero all'interno come amministratore, quindi se Certo. andiamo su Iscriviti subito, che è in home page, c'è Registrati. E c'è un video che vi spiega comunque nel caso non fosse chiaro, ma se io faccio registrati, ecco qua, iscriviti come docente, e non so se stiamo rispondendo a Daniele, ma io ho inteso la domanda quali informazioni devo dare, e sono le informazioni inerenti il proprio ruolo all'interno dell'istituto, quale istituto, e E questo è poi quello che viene richiesto. un insegnante può iscrivere anche più classi, perché poi è la classe che partecipa attraverso, naturalmente, per esempio, per i più piccoli, sicuramente l'insegnante che entra anche. Per i più grandi si può dare anche la responsabilità ai ragazzi per rispondere loro direttamente. Per esempio, hanno creato dei video anche molto carini. Cioè, devo dire che è stato anche i Food Brothers. Hanno creato un swing carino. Diciamo, è un modo di lavorare insieme, e quindi questo è importante, ma anche di divertirsi un attimo anche affrontando problemi che sono interessanti sicuramente, ma loro li affrontano con il loro linguaggio. Esatto. E quindi speriamo che possiate proprio decidere di andare a bordo di questa piattaforma. Ovviamente poi ci sono tutti i materiali liberi che potete Sì, trovare se ecco. andate su Focus, anche se il progetto è nato veramente da quest'estate, poi è andato online a fine settembre. Mirella, adesso faccio confusione con le date, ma è già ricchissimo. Sì, no, trovate tante cose, cioè lo spirito era proprio quello di fare qualcosa per le scuole e quindi per gli insegnanti, per i ragazzi, ma anche per i genitori, perché ci sono anche argomenti che possono sicuramente dal punto di vista legale o sociale, eccetera, interessare veramente anche i genitori. Perché a parte, diciamo, scuola di robotica e altro, ci sono tutta una serie di professionisti che liberamente, legali, architetti o altro, offrono le loro competenze per far crescere, diciamo, questa piattaforma. Per cui il bello, diciamo, è proprio questo, perché nasce dalla società civile. E Esatto, oltretutto, però, esatto. anche il Ministero dell'Istruzione ha inserito questa piattaforma nei progetti proprio che trattano della sostenibilità e dell'ambiente, quindi diciamo siamo in regola. È vero, è vero. Allora, prima di salutare, beh, abbiamo detto biblioteca sostenibile, quindi Mirella non Ecco. posso
esimermi dal consigliare un libro che sto studiando, che sto leggendo, L'algoritmo definitivo, la macchina che impara da sola è il futuro del nostro mondo. In qualche modo si parla di sostenibilità anche quando parliamo di intelligenza artificiale, big data, machine learning, e perché in mano alle decisioni che verranno prese su questi argomenti ci sarà sostenibilità del nostro mondo del futuro e speriamo di guidarla al meglio. Ma dato che è tardi, non mi dilungo e la piattaforma l'abbiamo vista, vado prima di salutare sia Claudia che Mirella al prossimo appuntamento, 10 dicembre, economia circolare, questo è il tema, con una lezione del professor Davide Reina di Sta Bocconi e dell'Università Bocconi di Milano che insieme a noi ci darà una visione sull'economia circolare e ci parlerà anche di come utilizzare il tema economia circolare per fare lezione in classe. Quindi stiamo preparando alcune sorprese insieme. Cara Mirella, ti do la voce e il video per gli ultimi saluti. Bene, allora io ringrazio prima di tutto Claudia che è stata con noi, è stata veramente preziosissima, speriamo di averla ancora con noi. Ringrazio tutti i presenti e Emanuele, da te aspetto poi la recensione del libro, da inserire nella Esatto, bibliografia ne sostenibile appena ho già finisci di due. leggerlo. Ecco, Esatto, esatto, esatto. sei in arretrato perché oramai lui presenta un libro ogni volta che facciamo un incontro, quindi sta accumulando crediti. Esatto, Benissimo, allora ci faremo. grazie a tutti e alla prossima. Alla Arrivederci. prossima, ciao a tutti.